di una straviante che non ha nessa superstar. Dal titolo e dal fatto che io indossi un turbante che lascia intendere che abbia i capelli bagnati, piega facile, facilissima, spazzola e fun. Negli ultimi mesi ho condiviso dei contributi dove utilizzavo degli strumenti per fare la piega, strumenti che mi rendo conto se una non ha dice: ma che me ne faccio a fare di sto video, bello, interessante, brava. Però penso che tutti quanti abbiamo un phone e tutti quanti più o meno abbiamo una spazzola. Si può fare, vai. Ora, ho lavato i capelli, mi sono truccata, quindi vado a togliere adesso il turbante e devo controllare prima una cosa, e posso controllarla solo adesso perché sto facendo una prova con uno shampoo e un balsamo di Garnier che mi risultano pesanti. Non capisco se è il balsamo, non capisco se è lo shampoo, non capisco se sono tutte e due insieme. Diciamo che ho utilizzato solo lo shampoo. Proviamoci. Vediamo che ne viene fuori. No, ti spiego perché mi ero portata eventualmente questo, che è un balsamo leave-in. È un trattamento, in realtà io lo uso come balsamo leave-in perché mi piace un sacco, di Icon, che si chiama Pure Spray. Lo consiglio continuamente perché intanto una confezione dura una vita, è sempre la stessa da sempre, e lo uso, non è che non lo uso, lo uso, anzi mi piace. E poi perché obiettivamente funziona. Sai che cosa faccio? Aspetta, guarda. Non lo diciamo a nessuno. Perché no, allora, è la linea Air Food di Garnier, quella all'ananas. Il balsamo lamellare mi è piaciuto tantissimo. Il balsamo normale credo che sia proprio lui, perché ora lo shampoo non mi sembra così che mi abbia appesantito così tanto i capelli, ecco. Quindi credo proprio che sia il balsamo. Farò l'ultima prova e abbiamo la sentenza definitiva. Perché non sono pesanti, anzi, li sentivo un po' troppo duretti alle punte. Va bene. Volevo dirla sta cosa perché a volte prima di andare online e fare una recensione, quando dico no, ho fatto delle prove, significa che li ho divisi, ho utilizzato una combo piuttosto che un'altra ancora, li ho utilizzati da soli. Ecco perché a volte io impiego un po' più di tempo, perché non faccio lo shampoo lo stesso giorno, magari. Ecco, allora si dilatano un po' i tempi. Cominciamo. È più difficile da spiegarlo che a farlo. Il principio è esattamente quello che ho mostrato nel contenuto con la spazzola d'aria di Mermaid e con la spazzola riscaldata di Imetec. Il principio è esattamente quello, però questa volta lo facciamo con quello che abbiamo tutti bene o male in casa, spazzola e phon. In realtà, credimi, è veramente più difficile a spiegarlo, è più lungo a spiegarlo che a farlo. Prima di fare qualsiasi cosa, come al solito, phon e asciugo la cute. Non tanto le lunghezze, ma la cute. Ok. Bella, bella, bella in modo assurdo. Riga. Come si fa la riga? Guarda, porti i capelli indietro in questo modo e poi fai così. Si è creata la riga. Questa è la mia riga naturale. Non la faccio io, si fa da sola. A volte la faccio laterale, quindi sono io a pettinare i capelli e poi asciugarmi in quel modo, però questa è la mia riga naturale. Faccio rivedere come si fa. Manina, porti indietro i capelli così, come se volessi fare una mezza coda. Vedi? Li tieni con le mani così e comincia a fare lasci. Quindi oggi riga naturale. Do una spazzolata. Io preferisco la spazzola di legno con i dentini di legno. Devo comprare un'altra perché questa, a dire il vero, ha fatto il suo tempo. Il principio è esattamente come negli altri contenuti sulla piega dove ho utilizzato degli strumenti. I capelli di sinistra asciugati verso la parte di destra, al contrario, capelli di destra asciugati verso la parte di sinistra, capelli di sinistra asciugati verso la parte di destra. Come si comincia? Ho fatto la riga naturale, dito, ok, ciuffo preso del tutto a caso, ma senza un motivo, spazzola senza alcun tipo di tecnica speciale, aggrappo un po' a caso i capelli e li metto in piega. Guarda,
questo è il primo ciuffo. Adesso prendiamo un'altra ciocca di capelli un po' più indietro, la porto da destra verso sinistra in questo modo, molto sintomatica mistero, me ne rendo conto, hai ragione. Come noti, oltre ad avere una bellissima quantità di capelli bianchi nuovamente, come noti io prendo i capelli proprio a casaccio, cioè non sto lì a fare la sezione della ciocca da mettere in piega, li prendo proprio a caso, guarda, cioè aggrappo un po' a casaccio proprio, guarda, visto, guarda come faccio così, e accompagno con il phon. Se avessi il beccuccio sarebbe straordinario, il beccuccio di questo phon si è rotto molto tempo fa, però era per dirti, guarda che io la ciocca la prendo a caso, in questo modo, oltre a prendere i capelli che porto da destra verso sinistra, prendo anche i capelli di sotto. Questa tecnica a muzzo, diciamo che ha più senso di quello che possa sembrare. Ecco perché è importante dare una spazzolatina prima, perché magari togliendo l'umidità in eccesso potrebbe succedere che si facciano dei piccoli nodi. Spazzolatina prima, delicata delicata, si va avanti. Proseguo, porto ancora un po' i capelli da destra verso sinistra. Adesso con una pinza li raccolgo proprio in modo molto delicato, così lateralmente, perché i capelli sul viso mi danno un po' fastidio. Asciugo sempre spazzola e phon le ultime ciocche che rimangono sul lato destro. Comunque ho fatto bene a mettere questo, che le spazzole stanno scivolando un po' più facilmente. Era il motivo per cui io avevo il dubbio all'inizio se metterlo o meno, perché a volte mi capita quando faccio le prove che la spazzola, che sia questa quindi con il phon, che sia questa quando li spazzolo dopo aver lavato i capelli, oppure uno strumento ad aria calda, a volte scivolano tra i capelli con un po' di difficoltà. È normale, bisogna mettere qualcosa che li aiuti a scivolare meglio, quindi ho utilizzato questo prodotto per questo motivo. Se non hai questo, hai difficoltà a reperire questo, la funzione è diversa, la consistenza è tutto diverso, però aiuta a scivolare la spazzola anche il siero di Elvive Bond Repair, quello con la confezione bianca. Ho notato che anche quello aiuta. Questo è il lato che ho messo in piega, questo è il lato che devo mettere in piega. Non ti lasciare ingannare, guarda cosa c'è qua sotto. Ok, stessa cosa di prima, ovviamente al contrario, da sinistra a destra. È un metodo che funziona. Questa non è la prima volta che propongo una cosa del genere, però alcuni video vanno a finire un po' nel dimenticatoio. Funziona. E impiego più tempo a fare il video che a farlo, te lo assicuro. Io mi fermerei anche qui, però se vuoi ti faccio vedere come faccio il ciuffo alla... Non so fare il ciuffo, ma faccio lo stesso ciuffo. In che senso? Giusta domanda, grazie. Nel senso che lo so fare sia con la tecnica corretta, quindi creare il triangolo, arrotolarlo e tirarlo con la spazzola, sia con la tecnica del non so fare il ciuffo, perché io faccio tantissime prove tra cui la tecnica non so fare il ciuffo, ma te lo faccio vedere come si fa. Poggi la spazzola, arrotoli, se tu poggi la spazzola, aggrappi per prima ciocca e spingi con l'aria, i capelli vanno da soli, tu devi soltanto scendere verso il basso. Cinque, quattro, tre, due, uno. Vuoi il ciuffo uguale sia a destra che a sinistra? Non ti viene mai uguale? Trucchetto. Inverti, faccio vedere che viene. Stessa cosa qui, fa aggrappare i capelli alla spazzola. Scusa, non sono ambidestra, quindi sono un po' più imbranata.
questa tecnica, faccio il ciuffo anche se non so fare il ciuffo. Questa tecnica, cioè poggia la spazzola, gira leggermente, poi con il phon, se ci ha fatto caso, io avvicino il phon e questi capelli fanno così, ok? Quindi questa tecnica senza senso, cioè che non ha fondatezza, che però come noti funziona, ecco, va bene anche col ciuffo a cuore, quello un po' più corto. Ora io ho il ciuffo di nuovo lungo, quindi a me allungano velocemente i capelli, ragazzi, non so che dirvi, quindi a volte non faccio neanche cose particolari, come tagli particolari, perché non ci sento neanche soddisfazione. Finito, credimi, ho impiegato più tempo a parlare, a spiegare, che a farlo, perché è molto veloce come metodo. Traggo un po' le conclusioni. Fra i vari metodi che ho mostrato, e quindi questo spazzole phon, spazzola d'aria calda mermaid che è ovale, spazzola d'aria calda Imetec che è rettangolare, qual è il mio metodo preferito? Senza ombre di dubbio spazzola e phon, senza parlarne, per due motivi. Uno, la temperatura del phon è superiore e io gradisco. La verità, in un mondo in cui si fanno le pieghe senza calore, arrivo io e continuo a sostenere che il calore mi faccia la piega migliore. Vabbè, comunque, ed è anche più veloce come metodo. Due, che al di là del calore, è la ceramica delle spazzole. La ceramica delle spazzole, io ora sto utilizzando una spazzola bellissima, Imetec, ma non è più in commercio da tantissimi anni, ecco perché non l'ho detto proprio all'inizio. Però suggerisco un brand professionale che ha delle spazzole con una copertura in ceramica pazzesca, che è Thermix. Ne ho parlato anche qui, fornisco link. Tutti questi link che sto mettendo in questo video, che riporto ovviamente nel box info, perché magari sono stata un po' più dettagliata su un altro contenuto. Thermix, per quanto mi riguarda, ha un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Quindi fra i tre metodi, quindi fra i tre tools che io utilizzo, le spazzole ad aria calda, spazzola e phon, preferisco la spazzola e il phon per via della spazzola e del calore del phon. La ceramica è quella che fa la differenza. La ceramica è quella che dà questa brillantezza. I prodotti sì, donano brillantezza. La ceramica sì, è quella che dà la brillantezza. E la ceramica dà questa brillantezza quando utilizziamo una temperatura adeguata, ok? Sostanzialmente. Cioè, prova a spazzolarti con una spazzola in ceramica senza calore, prova a farlo con una fonte di calore esterna come quella di un phon, che arriva a una temperatura diversa rispetto agli strumenti che ho utilizzato e che ho menzionato in questo video. Il peso, la struttura e la grandezza di un phon è pure diverso dal peso, dalla struttura e dalla grandezza di una spazzola d'aria calda. Quindi fra i tre, a livello di performance, sono imbattibili. Gli strumenti che però ti ho mostrato sono imbattibili in praticità, in velocità. Se sei fuori in viaggio, se ti fai lo shampoo, che ne so, in palestra, a me capita di portarli con me quando faccio lo shampoo in palestra perché sono più veloce. Però in termini di qualità e di risultato, spazzola e phon restano sempre imbattibili. Facile, veloce, ho parlato più di quanto ho fatto, te lo dico, perché obiettivamente è un metodo veramente molto facile. E come vedi, i capelli brillanti e in piega. Peccato che domani mattina mi vado ad allenare e siamo punti a capo. Spazzola e phon per me, per sempre, però gli strumenti ad aria calda sono praticissimi, e sei pure velocissima, quindi io li continuerò ad acquistare e ad utilizzare perché li trovo veramente praticissimi. Spero che il mio video ti sia piaciuto, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Due nuovi video. Ciao!